Colossi di seppia, nonostante i profitti record, trimestrale da 12,8 miliardi di dollari, il vicepresidente di Samsung, Kevo Noyun, si dimette e lancia l'allarme: siamo dentro a una crisi senza precedenti, il presidente Lee Kun è da 3 anni in un letto d'ospedale. Il figlio, Lee Jae-yong, da 8 mesi è in cella. L'altro vicepresidente, Choi Jae-sung, l'ha seguito in galera. Quando l'hanno fatto rientrare dal paradiso della Silicon Valley per rimetterlo al chiodo di Suwon, la Digital City alle porte di Seoul, Ewin Suk-shung sapeva benissimo di partire per una missione difficile, ma mai si sarebbe aspettato che la missione rischia di rivelarsi quasi impossibile. Shung è l'ingegnere richiamato per rimediare al disastro di Bixby, l'assistente virtuale che doveva essere la risposta a Siri, Cortana, Alexa e Assistant, i prodotti di Apple, Microsoft, Amazon e Google, e dopo la mini rivolta dei consumatori ha invece costretto Samsung a chiedere scusa: quel prodotto da intelligenza artificiale non era poi così intelligente, stiamo lavorando su molteplici fronti per farlo funzionare meglio. È per farlo funzionare meglio che era stato richiamato ai box un esperto come Shung. Ma la notizia del suo arrivo era stata appena data alle stampe quando da Suwon è partito un altro annuncio che ha eclissato persino la buona novella della trimestrale record da 12,8 miliardi di dollari, il triplo sullo scorso anno. Le dimissioni, cioè, di Kevo Noyun, il supermanager che tutti vedevano come il prossimo capo, il boss di quella divisione microchip che molto più delle vendite dei telefonini, malgrado l'ottima accoglienza del Galaxy Note 8, che vendica lo scandalo delle batterie esplosive del Galaxy Note 7, ha regalato al colosso gli ultimi super incassi. L'arrivo di Shung e la partenza di Kevo sono due facce della stessa medaglia, e non certo di oro. Samsung, in coreano, vuol dire 3 stelle, ma fino a quando continuerà a brillare? Il presidente Lee Kun è vegeta da 3 anni in un letto di ospedale. Il figlio vicepresidente, Lee Jae-yong, sverna da 8 mesi in cella. L'altro vicepresidente che lo doveva sostituire, Choi Jae-sung, l'ha seguito in cella anche lui. E il terzo stimatissimo vice, Kevo Noyun appunto, ha appena deciso di buttare la spugna. Di fronte a una crisi senza precedenti, dentro e fuori di cui è arrivato il tempo per la società di ripartire da capo, con un nuovo spirito e una nuova leadership, per meglio rispondere alle sfide che vengono dal rapido cambiamento del mondo della tecnologia informatica. Anche perché i successi di oggi, insiste il manager, sono stati resi possibili da scelte fatte in passato, mentre è chiaro che con il capo in galera prendere decisioni è più che difficile. Una scelta del passato era stata per esempio quella di investire su microchip e display, sull'alta componentistica, cioè, che ha permesso ai coreani di arricchirsi anche grazie ai successi dei rivali come Apple, che di microchip e display hanno bisogno come il pane e quindi vanno a Seoul come si andava a Canossa. Ma quelle scelte, spiegano gli esperti, sono le ultime messe in cantiere sotto la voce innovazione, e la paralisi decisionale adesso si fa sentire. O no? Non esageriamo, dice a Repubblica Shang Seo-yin, l'autore di Sony vs Samsung. In fondo Kevo non è Tim Cook. È un bravo manager che a 64 anni ha scelto di ritirarsi nel momento del suo picco. È il segnale per un cambio generazionale. La palla passa a gente come Ko Dong-yin, l'attuale capo della divisione telefonini, a 57 anni, e la prossima generazione di manager avrà questa età.
Certo è che bisogna fare in fretta, la figuraccia di Bixby è la dimostrazione, spiega al Financial Times l'analista Kim Dong-won che Samsung sta faticando per mettere piede nel settore, ma il tempo stringe. Tant'è che per non perdere altre posizioni di mercato è dovuta scendere a patti con l'ultimo arrivato, Kakao, la startup dei messaggini che in questi giorni ha messo in vendita il suo smart speaker, uno di quei prodotti innovativi di cui Samsung ha terribilmente bisogno, vista la potenzialità di crescita di mercato del 50%. La gallina dei semiconduttori fra uova sempre meno di oro. Apple è saltata nel consorzio di Bain Capital che si sta pappando i chip messi in svendita da Toshiba, e presto dunque potrà contare sulla produzione in casa. Che si fa? Proprio mentre Kevon, il supermanager, lasciava bottega, l'erede al trono in carcere ha fatto domanda di appello. Un'altra corsa contro il tempo, un'altra missione impossibile?